Benvenuti in questo nuovo video! Il tempo oggi fa schifo, è stato davvero un inizio di giornata pessimo, ma per combattere tutta questa negatività ho deciso di girare questo video che si basa sulla negatività in un certo senso, perché oggi andremo a parlare dei peggiori libri, quindi dei libri più brutti, che ho letto durante il 2018. Yes, il telefono che squilla. In realtà non ne sono tantissimi, e quando intendo i libri più brutti che ho letto nel 2018 non sono quei libri a cui ho dato per forza 2 stelle. Ci sono anche libri a cui ho dato 4 stelle. Coerenza? Non so cosa sia. Insomma, ne parleremo bene insieme. Sono proprio quei libri che sì, ho dato 4 stelle, but in realtà non le meritava. Ovviamente, come sempre, sono in ritardo. Sti cavoli, andiamo avanti. Allora, partirò dal basso, quindi il libro tra virgolette più brutto dell'anno, che però comunque sta, diciamo, al quinto posto, che probabilmente non dovrebbe nemmeno esistere questo quinto posto, e se non giudica un libro che tutti quanti amate e che quindi vi chiedo, insomma, umilmente perdono. Ovviamente questi sono miei pareri personali, quindi non ve la prendete, anche perché non è che l'ho odiato questo libro, ma comunque sto parlando di Gemina di J. Kristoff. Wait, un attimo, aspettate prima di chiudere il video, ho dei motivi validi. Allora, Gemina in realtà ha avuto le 4 stelle, quindi ovviamente mi dite: Chantal, ma sei impazzita? No, chiedete 4 stelle, ma probabilmente, come vi dissi nel wrap up, ne meritava 3, 3 e mezzo. Perché allora, 3 stelle in realtà non sono una cosa brutta. Il problema è quello che mi ha trasmesso Gemina, nel senso che non mi è piaciuto perché l'ho visto simile, troppo simile a Illuminae, cioè quasi mi è sembrata una brutta copia di Illuminae, però ovviamente sono pareri personali. Mi è sembrato tutto un po' trito e ritrito. È vero che il mondo è quello, è vero che alla fine quello sta succedendo, però vi giuro che mi ha dato le stesse impressioni di Illuminae, con il fatto che Illuminae mi aveva subito catturata, mi aveva fatto stare in ansia per un sacco di tempo, insomma, per alcune scene che succedevano, soprattutto verso il finale, insomma, era proprio un'atmosfera molto creepy. E invece in Gemina non ho avvertito niente di tutto questo, mi sono annoiata, non mi sono piaciuti i personaggi, quindi non lo so, li ho trovati molto scialbi, tranne il personaggio maschile che sinceramente, beh, ecco, vedete, non mi ricordo nemmeno il nome, Nick, non lo so, non mi sono piaciuti quanto Katie ed Ezra, quindi non lo so, è stato un po', non lo so, una mezza delusione, e quindi sì, per questo ho deciso di nominarvi Gemina. Piuttosto fatemi sapere nei commenti se qualcuno la pensa come me, perché vi giuro che credo di essere l'unica persona al mondo a non aver apprezzato Gemina. Il quarto posto se la giudica un libro che non è che è il più brutto, come sempre ritorniamo sullo stesso discorso, ha avuto le 3 stelle, 3 stelle e mezzo mi sembra, e sto parlando di To Kill a Kingdom, non so dove lo metto, capita? Comunque, To Kill a Kingdom, che mi ha deluso tantissimo, tantissimo. To Kill a Kingdom è praticamente un retelling della Sirenetta, ma in chiave molto più dark, cioè c'era questa principessa che doveva essere tipo Ariel, insomma, non saprei, comunque che prendeva i cuori dai petti dei principi, insomma, li collezionava, era molto molto inquietante come cosa, e di base l'idea mi piaceva tantissimo, solo che sono rimasta delusa, mi aspettavo molto di più, e invece boh, non mi è piaciuto proprio, cioè a tratti l'ho trovato confusionario, i personaggi sì mi sono piaciuti, ma mancavano di quel qualcosa. Lei sicuramente mi è piaciuta molto di più del principe, perché il principe era questo grandissimo pirata navigato, il capo dei pirati, il capitano, ma alcune cose erano, cioè faceva alcune cose veramente senza pensarci, è proprio stupido, ma come fai? Come fai? Pure io che non sono capitano, pure io che non ho mai solcato i mari, so che non si deve fare quella cosa. Niente, ci sono state queste cose che non mi sono piaciute, soprattutto il finale, ripeto, molto me, l'ho trovato tutto molto me. Io ancora mi chiedo come sia avvenuto tutto quello che è successo nel finale, non vi voglio fare spoiler, ma credetemi che io non l'ho capito, cioè è stato talmente tanto confusionario. Io già le battaglie nella mia testa, lo sapete, sono tipo ti 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 ti, insomma. Quindi figuriamoci quello che succede in To Kill a Kingdom.
boh. Il terzo posto, invece, se lo aggiudica prum, La ragazza del convenience store di Edizioni EO. Questo libro mi era stato inviato da Edizioni EO, soprattutto perché la trama mi piaceva tantissimo, parlava di questa ragazza che era anticonformista, andava contro il sistema. Non lo so, mi piaceva veramente tantissimo. L'ho letto, delusione totale, nel senso che, ovviamente è un mio parere, però... Allora, i personaggi piattissimi, fastidiosissimi, non ho sopportato niente di tutte le cose che dicevano e di tutte le cose che facevano. Ci è mancato poco affinché io non scaraventassi il libro contro la finestra. Quindi i personaggi proprio zero, non mi sono assolutamente piaciuti. La trama in sé per sé poteva essere carina se non fosse stato prima di tutto palese e banale. E seconda cosa, se avesse avuto un senso finale, cioè mi sono trovata alla fine a dire so what, ok, ma quindi... Cioè, a che cosa è servito tutto questo effettivamente, oltre che a farmi girare le ovaie? Quindi l'ho trovato molto molto fastidioso, non mi è piaciuto proprio niente. Infatti mi sembra che io ho dato le 2 stelle, non vorrei sbagliare. Però comunque, boh, magari sono io che non l'ho mai capito, sono io che, a prescindere in generale, probabilmente la società giapponese, per come è strutturata, per quanto è rigida, forse mi dà fastidio e quindi non mi sono riuscita a immedesimare, non lo so. Però fatto sta che non mi è piaciuto, quindi nope. Il secondo posto invece se lo aggiudica Kingdom of Ash di Sarah J. Maas. Non poteva non esserci in questo i peggiori del 2018, perché... Ah! Allora, dunque, vi ho già detto che non mi è piaciuto affatto. Chantal gli ha dato 4 stelle! Già, gli ho dato 4 stelle... Più che altro perché ero affezionata, mamma mia, queste cose cercherò di non farle più nel 2019, però veramente io da quest'ultimo, che è lungo quasi 1000 pagine, mi aspettavo fuoco e fiamme, mi aspettavo una guerra epica, secolare, mi aspettavo un qualcosa di assurdo, una rivalsa di personaggi. No, 1000 pagine di, non dico fuffa, perché alla fine a me è piaciuto, cioè comunque a linee generali mi è piaciuto, però inizio abbastanza lento, alcune cose che potevi anche non metterle, Sara, cioè non morivamo mica, potevano anche non esserci, anche perché non erano utili alla trama, quindi sti grandi cavoli, delle situazioni inverosimili, perché vi giuro, ma pure la Mulino Bianco è più splatter di... non ce la faccio, diceva. Veramente ci sono state delle cose che... What the fuck, really? Delle... scusatemi la parolaccia, però ce l'ho. Delle paraculate immense, solo per giustificarmi magari delle cose, oppure per riapparare le coppie. Poi sono tutti accoppiati, incredibile, incredibile. Ce ne fosse uno che è single. E non lo so, per non parlare dell'ultima parte, proprio delle ultime pagine, degli ultimi tipo 10 capitoli, vuoti, nulla. Quindi sì, vabbè, si vede che ce l'ho con Kingdom of Ash, yes, proseguiamo verso il primo posto. Allora, io so che voi sapete qual è il primo posto, perché è stata, penso, la delusione, ma proprio del millennio, capito? E ovviamente se lo aggiudica Alexa, rullo di tamburi... Ovviamente il dominio, non del fuoco, ma la saga del dominio, il santuario, l'isola del santuario, insomma ve lo metto qui, l'ho tolto dalla libreria, ormai non c'è più, quindi non ve lo posso mostrare. Però sì, l'isola del santuario, che è l'ultimo della trilogia della saga del dominio di Licia Troisi. Oh, bene, bene. Come sapete, in realtà a me la saga del dominio mi è piaciuta un botto, Akrab soprattutto, perché ragazzi finalmente avevo avuto il cattivo, cioè bellissimo, complesso, intelligentissimo, furbo, spietato, aveva di tutto quell'uomo, cioè perfetto era, perfetto. E tra l'altro in più, non solo era comunque insomma un personaggio dalle mille sfaccettature, ma aveva anche un rapporto complesso e contorto con la protagonista, perché l'aveva cresciuta, cioè insomma era tutta una cosa un po', capito? Poi insomma pagina 50 del secondo libro, chi se la dimentica? Però voglio dire, nel terzo quindi mi aspettavo veramente
non lo so che cosa mi aspettavo, non quello che ho letto, ma ad ogni modo io credevo di trovarmi di fronte il finale del secolo. Ero già pronta psicologicamente alla morte dei personaggi, già pronta, proiettata, perché ho detto, cioè, questi devono per forza fare una mega lotta, e poi sai che bello, Mira contro Akrab in una guerra finale, bellissimo. Vabbè, e abbiamo deciso di non farlo così perché magari, ecco, fare un finale diverso. Il problema è che non è andato bene, è stato un esperimento fallito. Vi giuro, ve l'ho già detto, ci sono in questo libro, che ha avuto le 2 stelle, apriamo e chiudiamo parentesi, delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Personaggi che muoiono così, che non si sa nemmeno il perché. Cioè, nel senso, si sa, ma anche se la loro morte ha senso, è affrontata, cioè è scritta veramente male. Le battute, poi vabbè, le battute, insomma, lasciano anche quelle a desiderare, però mi sono arrabbiata tantissimo per quello che è stato fatto a determinati personaggi, a delle morti che chi l'ha letto lo sa, chi l'ha letto lo sa, verso la fine, quella morte lì che non aveva senso, cioè boh, non l'ho ancora capita quella morte. Quindi morti che non hanno senso, trama inesistente, perché vi giuro è una trama inesistente, poteva essere invece una cosa abbastanza figa, anche perché adesso non vi posso dire bene che cosa era successo, però Mira si trovava in una situazione molto particolare, quindi poteva veramente essere una cosa epica, veramente bellissima, e invece boh, buttato tutto così, ma perché? Il libro già era corto, quindi vabbè, insomma, già più o meno c'era da aspettarselo, però sai, io mi ero detta, vabbè, magari affretterà le cose. Sì, le affrettate, le cose importanti le affrettate, le cose invece sciocche, che non interessavano a nessuno, che potevano tranquillamente essere non saltate, però ecco, velocizzate, invece no, 50 pagine solo per quello. Quindi è stato veramente pessimo, per non parlare del finale che mi ha lasciata boh, così, insomma, cioè veramente no. Un peccato, perché veramente non tanto il primo ma il secondo mi era piaciuto veramente troppo, e non sapete quanto io ci sto male per questa cosa. Perché, uffa, Licia Troisi, ti prego, riscrivilo. Voglio un finale degno, voglio un libro degno. Che cos'è questo? Io per una settimana non ci ho potuto pensare. Ho detto, vabbè, è una bozza. Ci hanno fatto uno scherzo e ci hanno voluto dare le bozze. Non è questo il finale, non è davvero lui. Però, invece, no, è passato, sono passati dei mesi e non è cambiato niente. Quindi vabbè, quindi niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video che non lo so, mi piange il cuore proprio. Io spero tanto che a voi sia piaciuto, a me è stata una sofferenza rivangare le vecchie letture e riparlarne, perché fa male al cuore. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere giù nei commenti quali sono stati i vostri peggiori dell'anno del 2018, e se magari concordate con me su alcuni libri, oppure invece la pensate in modo completamente opposto da me. Fatemelo sapere giù nei commenti, e io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto se vi piacciono i miei contenuti, quello che porto, magari anche di attivare la campanellina per ricevere le mie notifiche, e di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao pumpkins!